I ritmi dell'Africa e le colorate danze di giovani keniani accolgono Papa Francesco all'aeroporto di Nairobi nel pomeriggio del 25 novembre per la prima tappa del suo primo viaggio nel continente, a 20 anni dall'ultima visita di San Giovanni Paolo II. Karibu Kenya, benvenuto in Kenya, scandiscono con entusiasmo le migliaia di keniani che accompagnano il pontefice nel suo percorso fino alla State House, il palazzo presidenziale. Mungu abariki Kenya, Dio benedica il Kenya, dice in Swahili, la lingua dell'Africa orientale, il Papa a conclusione del suo discorso alle autorità del paese e al corpo diplomatico, nel quale fa appello ai valori della conservazione delle grandi risorse naturali e del rapporto tra uomo e natura radicati nell'anima africana, per chiedere ai governanti sforzi per promuovere modelli responsabili di sviluppo economico. L'obiettivo primario deve essere il perseguimento del bene comune, perché, spiega Papa Francesco, l'esperienza dimostra che la violenza, il conflitto e il terrorismo si alimentano con la paura, la sfiducia e la disperazione, che nascono dalla povertà e dalla frustrazione. E quindi, conclude, vi chiedo di mostrare una genuina preoccupazione per i bisogni dei poveri, per le aspirazioni dei giovani e per una giusta distribuzione delle risorse umane e naturali. La mattina dopo il Papa incontra in nunziatura i rappresentanti delle altre confessioni cristiane presenti in Kenya e il leader musulmano e animista e ricorda i barbari attentati terroristici al Westgate Mall, al Garissa University College e a Mandera. Poi si trasferisce nel campus dell'Università di Nairobi, dove più di 300.000 persone, raccolte anche nel vicino Uhuru Park, ballano e cantano al suo arrivo in Papa Mobile, incuranti del fango rosso e delle pozzanghere. Dio può tutto, cantano i Swahili, e le sue promesse si avverano. Siate forti nella fede, non abbiate paura, scandisce il pontefice nell'omelia, ricordando il motto della sua visita. Perché voi appartenete al Signore, aggiunge. Papa Francesco si rivolge prima di tutto alle famiglie, perché la salute di qualsiasi società dipende dalla salute delle famiglie. E dalle famiglie, spiega il Papa, deve partire la resistenza alle pratiche che favoriscono l'arroganza degli uomini, feriscono, disprezzano le donne e minacciano la vita degli innocenti non ancora nati. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale, irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti, creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri. Poi il pontefice fa appello ai giovani perché si impegnino a formare una società che sia sempre più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità umana, guardando la necessità dei poveri e rigettando pregiudizio e discriminazione che non sono di Dio. È sulla roccia di Gesù, il buon pastore, conclude Papa Francesco, che siamo chiamati a costruire la nostra vita. Nel pomeriggio 8.000 sacerdoti, religiosi e seminaristi del Kenya abbracciano con il loro entusiasmo il Papa quando percorre il lungo tendone allestito nel campo da rugby della St. Mary's School of Nairobi. Nel suo intervento abbraccio, in spagnolo, dà consigli sulla vocazione e la vita religiosa. Per seguire Gesù, sia nel sacerdozio che nella vita consacrata, spiega, si entra dalla porta. E la porta è Cristo, è Lui che ci chiama, è Lui che comincia, è Lui che fa il lavoro. Ci sono alcuni che vogliono entrare dalla finestra, ma questo non serve perché non arriverà mai a termine un'opera che non ha avviato Gesù stesso. Ci sono poi quelli che vogliono seguire il Signore per qualche interesse, per l'ambizione del denaro o del potere, una tentazione che è stata seminata nel cuore ed è cresciuta come un'erba cattiva. Gesù invece si segue fino all'ultimo passo della sua vita terrena, ovvero la croce, perché la Chiesa non è un'impresa, è il mistero dello sguardo di Gesù su ognuno di noi che dice: vieni, seguimi. Quando Gesù ci sceglie, non ci canonizza, perché tutti restiamo peccatori dal Papa in giù, peccatori che devono saper piangere come San Pietro. Quando un sacerdote, un religioso, una religiosa si asciugano le lacrime, c'è qualcosa che non funziona. Piangere per le proprie infedeltà, per le cose che non capiamo. Ci sono situazioni nella vita, aggiunge Papa Francesco, che ci portano soltanto a piangere, guardando Gesù sulla croce. Se un consacrato dimentica Cristo, cade in un peccato che fa orrore a Dio, il peccato della tipidezza, e invita così i sacerdoti religiosi a non smettere mai di pregare, perché l'anima si secca, si inaridisce.
La sera del 26 novembre Papa Francesco arriva in vettura elettrica nel parco della sede dell'ONU in Africa, a Nairobi, e pianta un albero per invitare a continuare a lottare contro la deforestazione e la desertificazione. Lo ricorda poi tra gli applausi dei 3.000 tra delegati e diplomatici che ascoltano il suo discorso in spagnolo nel palazzo che ospita gli uffici dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente, e dell'UN Habitat su insediamenti e urbanizzazione. E poi guarda subito la conferenza COP21 sul cambiamento climatico che tra pochi giorni si aprirà a Parigi per ammonire che sarebbe triste, perfino catastrofico, che gli interessi privati prevalessero sul bene comune e arrivassero a manipolare le informazioni per proteggere i loro progetti. Serve invece un grande impegno politico ed economico per correggere le distorsioni del modello di sviluppo attuale, riducendo innanzitutto l'uso dei combustibili fossili. E se vogliamo davvero un cambiamento positivo, aggiunge il Pontefice, dobbiamo accettare umilmente la nostra sana interdipendenza, che non è sottomissione del più debole in funzione degli interessi del più forte. Per questo serve anche un nuovo stile culturale, l'educazione a una cultura della cura di sé e degli altri, dell'ambiente, al posto della cultura del degrado e dello scarto. Anche la prossima conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sarà ospitata tra pochi giorni proprio a Nairobi, per il Papa, potrà contribuire alla creazione di un sistema commerciale internazionale equo e al servizio della lotta contro la povertà e l'esclusione. Venerdì mattina, prima di lasciare Nairobi e il Kenya, Papa Francesco visita il quartiere povero di Kangemi, uno slum circondato da ricche zone residenziali. Pur denunciando la terribile ingiustizia dell'emarginazione urbana, riconosce anche la saggezza e i valori della cultura dei quartieri popolari, per la quale ogni essere umano è più importante del dio denaro. Ma acqua potabile, bagno, energia sicura e strade, scuole, ospedali e spazi ricreativi vanno garantiti ad ogni famiglia. L'ultima tappa pubblica è l'incontro con decine di migliaia di giovani nello stadio Casarani. Il Papa li invita ad innamorarsi di Gesù ogni giorno, lasciando che sia il vostro primo amore, quello che porta gioia in tutti gli altri affetti che compaiono nei sentieri della vita, e chiede loro di lasciare lo stadio con un nuovo impegno ad amare Gesù, a ravvivare il dono della fede che vi ha dato.